Buongiorno, eccoci alla lezione 39 in cui parleremo delle operazioni con i numeri razionali. Innanzitutto cerchiamo di fissare un attimo le idee sui termini. Ma qui sono un po' di esempi di numeri espressi sotto forma di radice che potremmo chiamare anche radicali. E innanzitutto il simbolo di radice è quello sotto al quale troveremo il radicando, che può essere un numero, ma anche monomio o polinomio, e la radice in generale ha un suo indice. L'indice della radice si può sottintendere quando è la radice quadrata. Infatti, la radice di quadrato di 79 si può scrivere ovviamente indicando o non indicando il 2, però la consuetudine vuole che si possa omettere. E invece le altre radici, ovviamente gli altri indici della radice vanno inseriti, e quindi si parla di radice cubica, radice quarta, radice quinta, eccetera, eccetera. Nell'ultimo esempio abbiamo la radice quadrata di 2x e attenzione che dobbiamo sempre stare molto attenti perché abbiamo detto, parlando proprio introducendo il concetto di radice, che le radici quadrate, cioè di indice pari, poi diremo in generale, devono avere un radicando, cioè quello che c'è sotto la radice, diciamolo volgarmente, che è maggiore o uguale di 0, proprio perché se no non avrebbe significato, attualmente non ha significato, parlare di radice quadrata di meno 7 o in generale di un numero negativo. Quindi se vogliamo generalizzare una generica radice con sotto radice un polinomio, quindi radice n-esima, cioè di indice n, e il radicando è un polinomio, qui ho detto che c'entra con la lettera x, ma potrebbe essere un polinomio composto da qualsiasi lettera. Bene, se l'indice è pari, il polinomio sotto la radice deve essere richiesto che sia maggiore o uguale di 0. Invece, se l'indice è dispari, il segno del polinomio non ha nessuna importanza e in generale va bene qualsiasi valore positivo o negativo, perché esiste la radice cubica di meno 8 e vale meno 2. Questo segue ovviamente la regola delle potenze e potenze a base, diciamo così, negativa. Proprio parlando delle potenze, vorrei dirvi la cosa più importante che riguarda i numeri razionali, meglio i radicali, cioè i numeri razionali espressi sotto forma di radice. Bene, noi abbiamo già affrontato le proprietà delle potenze che io qui per semplicità vi ho riportato, e già all'epoca avevamo detto che c'è una proprietà delle potenze che manca in questa lista. Ne avevamo date alcune, ne manca una. Quale? Questa. Il fatto che una potenza ad esponente razionale, a base a elevato alla m fratto n, cioè una frazione, coincide, corrisponde alla radice n-esima di a elevato alla m. Quindi adesso noi possiamo dire che abbiamo concluso tutto quello che ha a che fare con i radicali, cioè con le radici, i numeri razionali espressi come radici, perché noi tratteremo le radici ad esponente, con esponente, razionale, le tratteremo come potenze e in generale ad esse applicheremo le proprietà delle potenze e quindi noi lavoreremo con i numeri irrazionali, meglio con i radicali, solo ed esclusivamente vedendo le proprietà delle potenze e applicandole in un contesto diverso. Vi faccio un esempio di quello che voglio dire, perché ovviamente avendo introdotto un nuovo insieme numerico, noi vorremmo fare delle operazioni con questi numeri irrazionali. Vabbè, innanzitutto abbiamo una proprietà invariantiva che dice che a la radice n-esima di a alla m, cioè a alla m fratto m, n, scusate, è uguale a a elevato alla m per k fratto n per k. Questo perché è garantito? È garantito perché le due frazioni m fratto n o m per k fratto n per k sono equivalenti e quindi sono equivalenti anche le due potenze e quindi sono equivalenti anche le due radici. Quindi la radice n-esima per k di a elevato alla m per k. Un esempio numerico spiega meglio: la radice quarta di 7 alla terza è come scrivere 7 alla 3 quarti.
ma potrebbe essere, ad esempio, come se uguale a 7 elevato alla 15 ventesimi, ho moltiplicato sia sopra che sotto per 5. Quindi la radice quarta di 7 alla terza è del tutto equivalente e uguale alla radice ventesima di 7 alla quindicesima. Noi dovremmo essere bravi a lavorare su questa uguaglianza tra queste due radici in un verso e nell'altro. Leggendolo, diciamo così, l'uguale da sinistra verso destra, cioè la radice quarta di 7 alla terza uguale alla radice ventesima di 7 alla quindicesima, potrebbe esserci molto utile quando faremo delle espressioni con i radicali. Leggendola da destra verso sinistra, quando magari dovremo ridurre un radicale a un radicale più semplificato, più semplice, magari anche più facile da calcolare, anche eventualmente a mente, ma anche più agevole da utilizzare in un contesto magari di legato ai numeri o alle equazioni e disequazioni. Sempre vedere i radicali, cioè le radici, i numeri razionali espressi come radici, come potenze ad esponente razionale, ci fa capire che devo stare attento quando sommo due numeri irrazionali. Somma vuol dire somma algebrica. Io posso farlo solo se sono simili. Cosa vuol dire? Se hanno lo stesso indice e lo stesso radicando. Vedete lì, radice terza di 4a è simile a 7 radice terza di 4a, perché hanno lo stesso indice, terza, radice cubica, e il radicando lo stesso, 4a. Quindi io posso operare, posso sommarli. Radice terza di 4a più 7 radice terza di 4a sarà 8, 1 più 7, 8 radice terza di 4a. Mentre non potrò fare niente tra radice di 3 e radice di 5. Certo, hanno lo stesso indice, 2, la radice quadrata, ma non sono simili. Uno ha radicando 3, l'altro 5. Quindi quanto farà radice di 3 più radice di 5? Nulla farà radice di 3 più radice di 5. E neanche radice di 6 e radice cubica di 6 sono simili perché hanno, ok, lo stesso radicando, ma è indice diverso. Qui c'è un esempio di una semplicissima operazione. Diciamo che il passaggio alle potenze esponente razionale, cioè b elevato a un quarto e b alla un quarto, può essere utile solo per ricordarci che sono la stessa potenza e quindi sto lavorando con i monomi. Ma a un certo punto potrebbe essere anche agevole a un ragazzo che ha capito passare direttamente dalla 5 radice quarta di b meno 2 radice quarta di b al risultato, cioè 5 meno 2, 3 radice di quarta di b. Alla fine i radicandi simili li tratteremo come se fossero ovviamente dei monomi simili. Ci sono altre operazioni con i numeri razionali, qui ne portiamo solo alcuni esempi, sarà oggetto di un'altra lezione riportare le ultime operazioni che si possono fare con i numeri razionali espresso sotto forma di radice. I primi, diciamo così, due esempi riguardano quello che di solito i libri chiamano portare fuori dal segno di radice. Ad esempio, radice sesta di 13 all'ottava, io posso scrivere 13 elevato all'8 sesti, semplificare la frazione, 13 elevato alla 4 terzi, e poi vedere la frazione che 4 terzi, che si tratta di una frazione impropria, cioè maggiore di 1. Allora, il mio obiettivo sarà quello di scriverlo come una somma di frazione, ovvero 1 più qualche cosa, oppure un numero intero più una frazione. Questo caso è 13 elevato alla 3 terzi più 1 terzo. Ricordarmi le proprietà delle potenze al contrario, che è 13 alla 3 terzi per 13 alla 1 terzo, e tornare, dopo aver semplificato, alle radici, cioè 13 radice di 3, radice terza di 13. Analogo esempio è l'esempio 2 con radice di 48, anche qui 48 io lo posso vedere come 3 per 16, ancora proprietà delle potenze letta al contrario, e ho scritto 48 come la radice quadrata di 16, che è 4, per la radice quadrata di 3. E il terzo esempio è invece l'operazione esattamente opposta che i libri chiamano portare dentro il segno di radice, 5 radice terza di 7. Io lo posso scrivere come 5 per 7 alla 1 terzo, ma 5 vuol dire 5 alla prima, cioè 5 alla 3 terzi. Perché 3 terzi? Perché devo fare in modo tale che abbia la stessa, diciamo, lo stesso denominatore. Se io di là avessi 7 elevato alla 1 settimo, avrei scritto come 5 elevato alla 7 settimi. Poi applicare
una proprietà delle potenze letta al contrario e dopodiché svolge le operazioni 5 alla terza per 7 tutto elevato alla 1 terzo, 5 alla terza è 125 per 7, 875 sotto radice cubica. L'esempio 4 è ancora un altro esempio di semplificare una radice sempre applicando la proprietà delle potenze della potenza di una frazione. Radice quarta di a alla 12 fratto b è come scrivere a alla 12 fratto b elevato tutto a un quarto, proprietà delle potenze, sempre letta al contrario, a alla 12 quarti fratto b alla 1 quarto, a alla 12 quarti è 3, fratto b alla 1 quarto la posso scrivere come per b alla meno 1 quarto, oppure per 1 fratto b alla 1 quarto, ovvero radice quarta di b. Questi sono solo alcuni esempi molto rapidi e a cui lascio l'interpretazione anche all'ascoltatore per capire come noi abbiamo introdotto le radici, i radicali e tratteremo solo i radicali esclusivamente utilizzando una nuova proprietà delle potenze, cioè la potenza d'esponente razionale, e tutto ruoterà questo concetto. Questo ci consente di usare più la testa, di ragionare, di studiare meno e meglio per capire la matematica. Provateci, provate a fare qualche esercizio. Ora vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione.